Campo, prego. Buonasera Presidente, consiglieri tutti. Allora, innanzitutto volevo fare un intervento in merito a delle interrogazioni pregresse perché non le ritengo esaustive. In particolare mi riferisco alla recente risposta che è stata data sulla tematica del randagismo, tra l'altro sono una dei firmatari della mozione poc'anzi illustrata dal consigliere Bucolo, proprio perché è un tema che ci sta a cuore, anche perché c'è una fase di allarme nella città che è documentata anche da diverse segnalazioni. Ora, in realtà un'azione incisiva non c'è stata, nonostante le varie sollecitazioni, e soprattutto risulta del tutto insufficiente ciò che si sta facendo sul fronte delle sterilizzazioni, perché l'ASP, come abbiamo visto, ha spostato il centro delle sterilizzazioni a Messina e praticamente a Barcellona le sterilizzazioni si sono bloccate da quella data, e questo significa, se non bloccate, diciamo estremamente rallentate, questo significa un proliferare del fenomeno con tutte anche le incidenze di natura igienico-sanitaria. L'altra risposta, io ho letto anche la nota che è giunta dalla Polizia Municipale, la trovo non solo insufficiente, la trovo proprio direi inaccettabile, nel senso che il comando di Polizia Municipale ci dice che, cito testualmente, è in attesa di trovare qualcuno che spieghi loro come utilizzare i lettori di microchip. Ora, è ovvio che se si resta in attesa è difficile che qualcuno possa trovarsi nelle condizioni di spiegare. Se c'è un problema legato alla difficoltà di utilizzo dello strumento, è necessario semplicemente convocare qualcuno un po' più esperto, ma io penso che anche gli stessi volontari che quotidianamente si sostituiscono spesso loro malgrado alle istituzioni, e mi riferisco sia all'istituzione ASP sia all'istituzione comunale, siano in grado di poterli utilizzare. Quindi in merito a questa nota, a questa risposta, io mi attendo un qualcosa di più incisivo e più esaustivo. Un'altra pregressa interrogazione riguardava i costi del teatro negli anni precedenti e mi è giunta solo risposta riguardo ai costi del 2014, però il teatro in realtà è andato in funzione prevalentemente nel 2015, quindi resto in attesa di capire quali siano stati i costi del teatro in attività, anche perché penso che per una qualsiasi futura programmazione sia necessario capire da dove si parte, qual è il pregresso. Un'altra interrogazione di cui ancora non mi è arrivata risposta, ma che vorrei integrare, riguarda la gestione dei locali comunali, perché in questi giorni ci sono state diverse segnalazioni di disservizi nella gestione di questi locali che vengono dati in affido comunque temporaneo a delle associazioni anche per eventi. Perché è successo per esempio che delle associazioni siano rimaste chiuse fuori dal parco urbano nonostante avessero fatto regolare richiesta? Perché forse i custodi non c'erano, non erano di turno, insomma non so bene quali siano state le motivazioni. Oppure un'altra associazione ha visto, ad un'altra associazione si è negato l'utilizzo della sala mostre della ex pescheria, quando in realtà poi durante il periodo di Pasqua quella sala mostre è stata utilizzata. Insomma, ad integrazione di quell'interrogazione già presentata, io vorrei chiedere una maggiore attenzione proprio sugli aspetti gestionali dei nostri locali, anche perché spesso sono utilizzati per delle finalità, per delle manifestazioni molto significative che non possono ovviamente poi gestire questi imprevisti. E infine una vecchia interrogazione che avevo addirittura presentato a novembre, non so se si sia persa oppure non ho avuto risposta, riguardava l'attivazione della rete internet nei plessi scolastici che ne avevano fatto richiesta, perché si era tenuto anni fa un tavolo tecnico sia con i dirigenti che con gli esperti informatici delle scuole per consentire a tutti i plessi che sono sprovvisti di rete internet di poter usufruire della rete, quindi con un accordo che in un certo senso andava incontro sia alle esigenze del comune che a quelle delle scuole. I plessi non erano numerosi, erano prevalentemente plessi di scuola primaria che potrebbero avere questa agevolazione, anche perché il Ministero, il MIUR, aveva dismesso le vecchie linee per cui si trovavano completamente sprovvisti. Detto questo, leggo
un'interrogazione che invece riguarda delle segnalazioni. L'interrogazione ha per oggetto segnalazioni in evase e funzionamento degli uffici comunali, perché nei mesi scorsi sono giunte presso l'ufficio URP del Comune diverse segnalazioni documentate con foto riguardanti situazioni di pericolo lungo le vie cittadine. In particolare sono stati segnalati dei tombini aperti, delle buche in via Kennedy e in via Ragusi, marciapiedi divelti e mancanza di ringhiere e di muri di protezione in via Tempesta e in via Papa Giovanni, e tali richieste di intervento sono rimaste inevase e sono state più volte reiterate, inviate tramite mail anche all'ufficio Ville, Strade e Giardini. Un'altra segnalazione che è giunta a me personalmente riguarda i genitori della scuola Bassiano Genovese, di alcuni studenti che hanno più volte segnalato la pericolosità derivante dall'impraticabilità della strada retrostante l'istituto, che è più volte che è quotidianamente percorsa sia dagli scuolabus che dai ciclomotori. Quindi, considerato che si tratta di segnalazioni di pericolo effettivo, con pericolo proprio per l'incolumità dei cittadini, considerato anche che sempre più frequentemente ci si accorge che le segnalazioni che avvengono tramite i media oppure tramite delle polemiche sollevate sui social network hanno una risposta più, come dire, quasi più immediata rispetto a quelle che seguono l'iter regolare, considerato che è sempre più frequente che i cittadini si rivolgano ai consiglieri affinché intercedano presso gli amministratori come se questa fosse l'unica strada possibile per essere ascoltati, mentre noi sappiamo che così non dovrebbe essere, i sottoscritti consiglieri interrogano la signoria sua al fine di sapere quale iter il cittadino debba seguire per ricevere una risposta e, laddove possibile, un intervento risolutore alle proprie segnalazioni. Sapere anche se l'amministrazione intende adottare un sistema che consenta al cittadino di seguire l'iter della propria segnalazione senza dover ricorrere a contatti diretti con consiglieri o amministratori, e sapere se le suddette segnalazioni sono state prese in carico dagli uffici competenti e se e quando saranno effettuati gli interventi richiesti. Grazie.